Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella città. Iniziamo questa settimana da un tema importante di respiro internazionale. Infatti a Milano si svolge sabato 13 febbraio, per chi ci ascolta in diretta di giovedì, quindi è ancora in tempo a partecipare naturalmente su piattaforma, ma vi diremo poi naturalmente i modi. Ecco, dicevo, si svolge il tradizionale e annuale convegno di mondialità che è organizzato da 20 anni praticamente, dall'Ufficio per la Pastorale Missionaria della Diocesi, dall'Ufficio per la Pastorale dei Migranti, sempre a livello diocesano, e da Caritas Ambrosiana. Ed è allora con noi, graditissima ospite, anche perché è la prima volta e perché è una donna, finalmente, fatemelo dire, o anche un ospite femminile, Simona Beretta, dell'Ufficio appunto della Pastorale dei Migranti. Benvenuta. Ecco, Grazie a voi per l'invito. con lei parliamo appunto di questo importante convegno che si interroga a livello internazionale, come abbiamo detto, globale, delle questioni cardine che interessano tutti. Il convegno, oltretutto, faccio presente, avrà anche la presenza virtuale del cardinale Tagle, Luis Antonio Tagle, ma ne parleremo. Il cardinale Tagle è il prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, arcivescovo emerito di Manila, figura famosissima. E poi ci sarà l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, certamente, che apre questo convegno. Ecco, di che cosa si tratta? Allora, sì, il Convegno Mondialità, come dicevi, è un convegno ormai ventennale, nel senso che da sempre, insomma, un po' questi tre uffici, queste tre realtà propongono questo momento, questa giornata, mattinata di riflessione su questi temi di respiro mondiale. Quest'anno ci è parso particolarmente calzante parlare della enciclica del Papa Fratelli Tutti, cercando di diciamo così, prendere uno degli aspetti più significativi che tratta il Papa nella sua enciclica, che è proprio quello della amicizia sociale, diciamo così. E ecco perché appunto abbiamo scelto di focalizzare l'attenzione di questo convegno sul tema dei movimenti popolari. Ecco, questo mi sembra particolarmente importante. Spieghiamo cosa significa parlare di movimenti popolari e magari facciamo qualche esempio. Sì, allora significa provare a mettersi, diciamo, in quella prospettiva alla quale ci invita il Papa sostanzialmente, di provare a vedere come siano veramente i popoli, le persone, i singoli che si uniscono attorno ad un ideale, ad un sogno anche, e diciamo così, mettono il loro impegno, il loro sforzo per provare a fare in maniera diversa la storia, per provare a produrre un cambiamento e per provare anche a pensare la società in maniera differente. E questo, diciamo così, è un po' un filo conduttore, un filo rosso che troviamo ovunque a livello mondiale, nel senso che il nostro sforzo è stato anche quello di provare a cercare movimenti rappresentanti o comunque, se non rappresentanti, persone ben informate su alcuni movimenti a livello mondiale, proprio per evidenziare come sia proprio un terreno. O comunque un elemento che contraddistingue l'agire comune di molti popoli. E quindi ecco che ci sposteremo dall'Algeria al Congo, grazie anche appunto alla testimonianza del Cardinal Tagle sentiremo parlare anche un po' dei movimenti popolari nelle Filippine, ma poi anche ad Hong Kong e poi la Turchia, perché proprio appunto questo elemento del popolo, della gente comune, delle persone, degli ultimi anche, il Papa nell'enciclica parla di solidarietà tra gli ultimi che ad un certo punto uniscono il sogno e lo sforzo,
per provare a produrre un cambiamento, per Certamente. fare la storia in un modo diverso. Penso per esempio proprio in questi giorni a quello che sta succedendo in Myanmar Esattamente. con l'arresto di Aung San Suu Kyi e nello stesso tempo con la discesa in piazza di moltissime persone, giovani, ma anche negli Stati Uniti nel momento dello scontro razziale c'è stato un qualche risorgere di attenzione anche della coscienza a livello popolare americano sulla questione che il razzismo evidentemente non è spento, almeno in alcuni stati, specialmente ancora del sud del paese. Ma penso anche all'importanza che in un altro contesto si intende hanno avuto nel passato e hanno tutt'oggi i movimenti nel nostro paese, movimenti ovviamente anche cristianamente o cristianamente ispirati, pensiamo all'Azione Cattolica, pensiamo a altri movimenti, cito l'Azione Cattolica perché chi mi segue sa che mi è cara, ma naturalmente anche molti altri. Come coscienza, anche su questo si potrà magari discutere nel convegno. Ma allora, sicuramente a tutti diciamo, i relatori che parteciperanno alla tavola rotonda abbiamo chiesto in qualche modo di provare a tracciare, a fare un trade union o comunque a trovare quell'elemento che in qualche modo ricollega l'agire del movimento di cui ci parleranno con appunto la Fratelli Tutti e quindi in qualche modo il pensiero cattolico, il pensiero cristiano. Se mi permetti, Anna Maria, volevo sottolineare che uno degli elementi che caratterizza un po' tutti questi movimenti, direi forse non si può dire nella totalità, ma molti di questi movimenti popolari hanno tutti in comune questo orientamento non violento, questo orientamento teso al produrre sì un cambiamento, ma in modo pacifico. Dal Myanmar che citavi poco fa agli Stati Uniti, ma in generale anche in Algeria, la sollevazione popolare in realtà non è una sollevazione, è proprio un movimento di protesta, ma assolutamente pacifico. Certamente, allora segnalo che appunto dopo il saluto dell'arcivescovo di Milano, il cardinale Tagle, collegato anche lui da remoto, Sì. parlerà su fratellanza, fraternità e solidarietà nell'enciclica Fratelli Tutti. Poi dopo si prosegue anche con dei video e dei contributi, tra cui una interessante video intervista all'avvocato Nadia Ait Zai, che è presidente del Centro Informazione e Documentazione sui diritti delle donne e dei bambini. Si parla e siamo in Algeria. Ebbene, noi, grazie naturalmente a chi ce l'ha fornito e quindi a Simona Beretta e poi comunque agli organizzatori del convegno, abbiamo stralciato questa parte della video intervista finale che parla proprio di Fratelli Tutti, dove padre Pietro Masolo, che è del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, chiede all'avvocato Ait Zai come coniugare appunto Fratelli Tutti con una logica complessiva anche di sostegno, nel caso specifico, donne, bambini, ma comunque in un contesto di fratellanza. Ascoltiamo. Vede delle connessioni, dei legami con l'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti. Alors c'est important parce que j'ai effectivement lu le chapitre 5 Ho puisqu'on letto parle de il peuple, nous quinto sommes un capitolo della peuple et Fratelli le peuple Tutti, la aspira migliore al bien-être, politica. alla paix. Parliamo Aussi di au un popolo travail, le e peuple noi pourra siamo un aussi popolo l'utiliser e comme un aspiriamo al instrument pour benessere, assouvir alla ses intérêts pace, particuliers. ma Je anche parle al des lavoro. politiciens, des politiques, parce Il que les popolo politiques, non oui, può essere vont parler usato au per nom du peuple, soddisfare mais i propri souvent bisogni lorsqu'ils parlent au particolari. nom du peuple, c'est juste Penso ai pour politicanti che parlano a nome del indiquer popolo, à leurs ma intérêts. spesso lo Aujourd'hui, fanno si solo on per doit truccare i parler propri du peuple, interessi. ou travailler pour le peuple, c'est de Oggi, dire se vogliamo ce peuple a parlare besoin e de lavorare per il ce peuple a popolo, besoin de sécurité, dobbiamo dire: ce peuple a questa besoin de gente ha paix, bisogno ce di peuple, lavoro, moi, questo politicien, popolo moi, ha bisogno di politique, je parle sicurezza avec un e di programme pace. pour satisfaire les Io, besoins politico, de
vengo con un programma che soddisfi i bisogni della gente, perché la sovranità viene dal popolo ed è il popolo che la difende attraverso i politici. Ecco quindi la politica che va fatta. Ecco, questa politica che va fatta, in qualche modo, specialmente nei paesi problematici, dare, ridare una sovranità al popolo. Sì, ridare una sovranità al popolo, riconoscere loro dei diritti civili che spesso sono riconosciuti sulla carta, magari laddove esiste una carta costituzionale, ma che poi nella realtà spesso non sono effettivamente rispettati. Ridare dignità al popolo nel senso di restituire al popolo anche quella visione più ampia della politica, che pensi a lungo termine, che sostenga appunto, che persegua degli obiettivi di benessere e di pace che vadano ben al di là dell'oggi o del domani, insomma. E questa è, secondo Francesco nella sua enciclica, la buona politica, la politica che ha senso, che è degna dell'uomo che la fa e che la vive, insomma, e di chi la vive poi. E sulla scorta appunto dell'enciclica Fratelli Tutti, ricordo anche che è stata istituita, voluta fortemente da Papa Francesco, una giornata internazionale della fratellanza umana, festeggiata per la prima volta il 4 febbraio, quindi pochissimi giorni fa, in ricordo di quel 4 febbraio del 2019, quando venne firmato in Abu Dhabi il documento sulla fratellanza umana, firmato dal Papa, lo stiamo vedendo in queste immagini, e dal grande imam di Al-Khazar, documento che segna, secondo me, un momento cardine formidabile di un dialogo a livello planetario che ora, con la pandemia oltretutto, si sta facendo sempre più necessario. Siamo tutti sulla stessa barca, è un po' la logica, esatto, forse per banalizzare, ma anche del convegno di quest'anno. No, senz'altro è questa, e non è assolutamente una banalizzazione quella di Francesco. È stata un'intuizione divina, evidentemente, nel senso che ha proprio, con questa espressione, ha proprio catalizzato un po', ha proprio messo in luce qual è l'aspetto assolutamente più è in comune fra di noi, questa nostra fragilità, questa nostra umanità. Certamente. Ecco, la logica è questa del convegno e ci teniamo a sottolinearla. Qualche tempo fa venne a Milano il cardinale Tagle e gli posi in Duomo, aveva parlato in Duomo, una domanda proprio sul concetto della povertà, dei poveri, più che della povertà in senso astratto, dei poveri. Sentite cosa disse il cardinale Tagle. Dobbiamo cambiare il punto di vista. I poveri non sono destinatari del nostro aiuto, e non solo i beneficiari della bontà, no, degli altri. Loro sono nella loro povertà insegnanti della fede e della speranza. Insegnanti della fede, della speranza, i poveri come categoria teologica. E allora ricordiamo, come si può partecipare a questo convegno? Non sentiamo l'audio? Io vi sento. Ecco, benissimo. Okay. Purtroppo, dicevo, la pandemia ci costringe ancora una volta a ricorrere alla metodologia online. Normalmente i convegni mondialità si svolgono anche in presenza, evidentemente. Quest'anno saremo invece sul canale YouTube di Caritas Ambrosiana, a partire dalle 10 di sabato mattina.
E quindi Arcivescovo di Milano, e poi Cardinale Tagle, e ancora Racconti del Reale con video interviste, e poi una tavola rotonda cui parteciperà sempre il Cardinale, e poi Chiara Zappa, giornalista, il missionario Gianni Crivellaire, Massimo De Giuseppe, che è docente allo IULM, e poi anche la possibilità di un dibattito con il pubblico. Quindi insomma un appuntamento importante. Io ringrazio davvero Simona Beretta dell'Ufficio per la Pastorale dei Migranti, che è stata con noi, e quindi vi racconteremo poi questo convegno. Grazie ancora, davvero. Grazie a voi, a presto. Bene, siamo giunti alla conclusione della prima parte del nostro programma, ma torniamo insieme con un altro ospite, altro collegamento Skype, un altro tema. A tra poco. Nei nostri studi. Parliamo adesso dell'articolazione della diocesi e in specifico dei decanati, perché sono temi che stanno a cuore all'arcivescovo, ma non solo naturalmente, dei quali si è discusso, si continuerà anche a parlare, una ridefinizione anche dell'articolazione sul territorio, e proprio il 19 gennaio le votazioni per l'elezione dei decani e poi la scelta dell'arcivescovo e l'entrata in ruolo dei nuovi decani il 1 febbraio. E allora è con noi uno di loro, e saluto Don Luca Violoni, che è decano di San Donato e Peschiera. Benvenuto. Grazie, un saluto a tutti. Ecco, Don Violoni, abbiamo detto il decanato ha un ruolo centrale, certamente di cerniera fra quella che è la grande struttura delle sette zone pastorali e poi la concreta articolazione delle parrocchie, delle comunità pastorali, delle unità pastorali. Perché ripensare, come ha chiesto l'arcivescovo, questa modulazione territoriale? Beh, perché ci si è accorti che sicuramente il riferimento fondamentale rimane la parrocchia e per noi naturalmente anche la comunità pastorale, che è sempre più preponderante, visto che la metà delle nostre parrocchie e della popolazione circa è in comunità pastorale. Però esiste un livello di territorio, il decanato, ancora più ampio, che fa emergere anche la presenza di altre dimensioni che non sono così facilmente affrontabili solo da una parrocchia o neanche solo da una comunità pastorale. Penso per esempio a quei mondi come il lavoro, la scuola, ecco, la sanità, pensiamo in questo tempo, il tema dello sport, la politica, la cultura, certo possono essere affrontati e devono essere affrontati anche a livello di parrocchie e di comunità, però il decanato presenta una possibilità decisamente maggiore, perché ci sono campi dove le nostre realtà, naturalmente impegnate sul fronte tutti i giorni, non riescono a concentrare le proprie energie. Quindi ecco, la missione della Chiesa dalle genti, chiede proprio di saper raccogliere i germogli di Chiesa, di bene, di luce, che sono presenti anche in questi mondi che noi intercettiamo, ma non in modo così sistematico. Sì, penso anche, non so, appunto, la pastorale giovanile, la mobilità dei giovani, la mobilità dei ragazzi fa sì che non vi sia il riferimento adesso sempre al campanile, per usare una terminologia tradizionale, ma sono tali e tanti gli scambi che certamente il decanato permette anche incontri più proficui, sinergie, capacità anche di intercettare meglio i bisogni giovanili, se parliamo dei giovani, ma ci sono molte altre realtà anche per cui potrebbe valere questo discorso. Oltretutto i decanati sono passati da 73 a 63, ma non è solo una diminuzione nel numero, è qualcosa di più. È qualcosa di più, nel senso che il decanato, quando all'inizio degli anni 70 ha preso il posto delle pievi, delle antiche pievi che c'erano, è nato soprattutto per dare alle parrocchie la possibilità di un coordinamento, perché la singola parrocchia non poteva fare una serie di cose. Ma oggi, essendoci le comunità pastorali, l'asticella si è spostata ulteriormente
e si è spostata non solo come territorio, ma come sfide, che sono sempre più ampie, sempre più grandi. Ed è per questo che i decanati si sono ridotti, perché è meno rilevante coordinare l'attività delle singole parrocchie. Ecco, scusi, la interrompo solo un attimo, perché stiamo vedendo proprio la cartina secondo l'articolazione dei decanati precedente. È proprio una struttura molto capillare, per l'appunto in questo momento non ci eravamo messi d'accordo, si intravede Peschiera Borromeo e San Donato Milanese, che adesso sono stati accorpati, di cui lei è decano. Di quante persone parliamo come popolazione? Circa 120.000 più o meno. Quindi una realtà molto ampia. In che zona pastorale siamo? Ecco, zona Sesta. Zona Sesta, che quindi è una delle zone... Siamo nella mezzaluna fertile, come si dice sorridendo, perché ha una forma di mezzaluna. Sì, e quindi ecco, il decanato acquista in un certo senso nuove funzioni, però diventa molto importante che il popolo di Dio possa esprimersi in modo compiuto nelle decisioni che si prendono in decanato. È stato un processo di elaborazione anche di questi pensieri, di queste intuizioni dell'arcivescovo a livello, penso, del Consiglio Presbiterale, che riguarda specificatamente i sacerdoti, ma anche del Consiglio Pastorale Diocesano. Un approfondimento, confronto di opinioni? Sì, direi che è stato un confronto intenso, e uno dei punti che è tornato sistematicamente è proprio questo, cioè il popolo di Dio deve avere dei contesti dove potersi dire e dove dirsi e dove dire in ordine alla missione della Chiesa. Quindi il decanato non può essere solo il decanato come incontro fraterno dei sacerdoti, che rimane una dimensione imprescindibile, ineludibile, fondamentale, che va anzi accentuata, perché sempre più ci sarà bisogno di fraternità sacerdotale in un mondo così complesso, ma c'è bisogno anche che, soprattutto in comunione, in ascolto, in raccordo con i laici, anche i laici abbiano delle responsabilità anche decisionali più importanti anche rispetto a tutti questi mondi, perché questi mondi sono proprio i mondi in cui si esercita l'esperienza di laici, appunto il lavoro, la scuola, ecco, la sanità, lo sport, la politica, la cultura, e quindi bisogna proprio che non ci sia, come dire, un ombrello del clero che deve solo, che deve contenere, no? Ma al contrario, deve far lievitare questa capacità decisionale. Ecco, lei, abbiamo detto, è decano, ma è anche il responsabile di una comunità pastorale molto ampia. Quale? Ecco, sì, anche questo, quindi a San Giuliano Milanese, comunità pastorale San Paolo VI, 40.000 abitanti, e sono 6 parrocchie più una, diciamo quasi 7. Ecco, se dovesse dire, quindi conosce naturalmente in profondità questa zona di cui stiamo parlando, questa porzione ampia del territorio diocesano in zona pastorale Sesta, se dovesse dire qual è secondo lei la criticità immediata più evidente da affrontare, sia a livello di decanato sia a livello di grandi comunità pastorali? Ma credo che rispetto al nostro territorio il tema diciamo del lavoro e della scuola sono particolarmente significativi rispetto a questi ambiti, e direi che vanno a interagire con il discorso Laudato Si, quindi la pastorale sociale, la casa comune, e il fatto che ci sono tante sfide che riguardano al tempo stesso anche le povertà e le situazioni di marginalità, che in certi casi sono anche molto pesanti. Però il lavoro e la scuola e delle forme intelligenti e innovative, ecco, di carità, credo che siano 3 sfide veramente decisive. Anche perché la Laudato Si, che è stato detto, è stata chiamata l'enciclica verde di Papa Francesco, parla della dimensione fondamentale della salvaguardia del creato, e voi siete in una zona, certamente ormai praticamente non c'è soluzione di continuità con Milano, la grande città metropolitana, ma una zona tradizionalmente di ricchezza anche agricola, rurale. Sì, e in cui però si incrociano sviluppi urbanistici complessi, tante ferite nel territorio e anche situazioni sociali che richiedono attenzione. Peraltro il nostro decanato è molto differenziato tra i 5 comuni, e anche altri decanati hanno grandi differenziazioni al loro interno, ma anche dentro le singole città ci sono enormi diversità. Però ci sono non di meno alcune sfide comuni che qui riguardano anche il rapporto rispetto al territorio, anche rispetto all'agricoltura, rispetto
alla sostenibilità, almeno in alcuni comuni. Quindi possiamo dire la difficoltà magari anche nel dialogo con le istituzioni, 5 comuni, 5 sindaci diversi, magari di posizioni politiche differenziate, la sinergia nei responsabili di comunità pastorali, nei decani e la sinergia con i sacerdoti permette meglio di affrontare anche il rapporto cruciale con le istituzioni. Direi che è una sfida molto bella e finora devo dire, almeno io prima ero decano di San Donato quando era formato solo da 2 città, appunto San Donato e San Giuliano, dei rapporti molto buoni anche con le amministrazioni, vedo molta disponibilità perché oggi nessuno da solo può affrontare certe cose e quando si riesce a lavorare in rete si riesce davvero a fare molto meglio il bene di tutti, per cui c'è anche disponibilità. E secondo me anche i laici in questo possono avere un campo molto ampio di intervento e di Ecco, impegno. forse questa intuizione anche di una diversificazione decanale più attenta ai bisogni, diciamo così, diffusi, spalmati sui territori, può facilitare una partecipazione del laicato? Sì, secondo me sì, anche perché oltretutto appunto il nostro obiettivo chiaramente come comunità cristiana non è di risolvere tutti i problemi che sono presenti. Per noi il nostro obiettivo è quello di attestare l'amore di Dio in tutto quello che facciamo e di lavorare per il bene comune. Però penso che proprio per essere lievito, sale, luce in questi campi ci sia davvero molto da lavorare, ma sia anche molto affascinante perché si scoprono tanti germogli di bene presenti in queste realtà che non si conoscevano e quindi, come diceva il Cardinale Martini, lo Spirito Santo dove andiamo è già lì che danza, è già lì che parla, è già lì che ci aspetta. Quindi Pensa io penso prima che di sia noi, anche, meglio di noi, sopra di noi. meglio dire, quindi io penso anche che sia una sfida che una volta accettata, da un lato, come si diceva, ci sono dei campi che sono molto congeniali alla laicità, ma aiuterà tutti, laici e preti insieme, a fare delle scoperte molto interessanti. Va bene, questo è quello che ci auguriamo tutti. C'è anche un incontro previsto martedì prossimo, giusto, presso il centro pastorale di Seveso. Sì, ecco, sarà un po' come il primo giorno di scuola con tutti i decani, l'arcivescovo e il consiglio episcopale, proprio per mettere a fuoco queste sfide e capire come dare continuità, appunto, soprattutto pensando a questa assemblea sinodale che diventa la realtà veramente il cuore pulsante del nuovo decanato, dove si prendono decisioni importanti insieme a tutto il popolo di Dio, presbiteri, laici, consacrati, consacrate, quindi diaconi, sarà davvero una sfida molto interessante. Ecco, questa assemblea sinodale, è in parte una novità. Allora, prima c'era un consiglio, no? Il consiglio pastorale decanale, però ci eravamo accorti che metà dei nostri decanati non l'avevano e dove c'era funzionava parzialmente in modo, diciamo, ridotto, perché era un doppione di cose che c'erano già Certo. fondamentalmente. Adesso invece si è proprio cambiato taglio, passo, modalità, significato e dunque la speranza è che possa essere operativo ma anche significativo nelle decisioni che prenderà. Certamente, allora con le belle immagini che abbiamo appena visto proprio del centro pastorale ambrosiano di Seveso, ci lasciamo con Don Luca Violoni, decano, lo ricordo, di San Donato e Peschiera, e proprio di questo abbiamo parlato, l'articolazione e il ruolo, il significato del decanato che si sta ripensando. Oltretutto segnalo che sul portale della Diocesi di Milano, www.chiesadimilano.it, potrete trovare una riflessione interessante su questo tema e illuminante del Vicario Generale, Monsignor Franco Agnesi. Allora, grazie Don Luca Violoni di essere stato con Grazie a noi. voi, grazie, a presto. Bene, abbiamo concluso anche la seconda parte del nostro programma, ma come dico sempre, restate con noi. Ben ritrovati con noi. Vi portiamo adesso alla clinica Mangiagalli per una celebrazione bella, importante, poi lo scoprimento di una targa, insomma, la giornata per la vita. Ciao.
Una giornata che sia una sveglia per chi dorme, per chi si è rassegnato e per le istituzioni. È questo l'auspicio che si fa speranza dell'Arcivescovo che in occasione della 43esima giornata nazionale per la vita presiede la messa nella Cappella dei Santi Innocenti interna alla clinica Mangiagalli. Concelebrano i quattro cappellani della Fondazione IRCS, Cagrande, Ospedale Maggiore Policlinico. Presenti tra gli altri il presidente della fondazione stessa, Marco Giachetti, la direttrice del centro aiuto alla vita della clinica, Soemia Sibillo, e il segretario Francesco Migliarese. A porgere il saluto di benvenuto iniziale Don Giuseppe Scalvini, cappellano. A tutti si rivolge il vescovo Mario, parlando dei nemici della libertà e dei loro disastri. E sono una voce molto forte nell'epoca contemporanea e anche nel tempo in cui la legge che ha reso legale l'interruzione della gravidanza è stata proposta, sostenuta e infine recepita. Nemici che talvolta si presentano come i difensori della libertà. I nemici della libertà, che siano i difensori dell'autoritarismo o che siano i promotori dell'individualismo, continuano a combinare guai e a fare disastri. Disastri come le donne sole che sono travolte dai drammi delle loro vicende e sono smarrite. Si fanno del male e ne portano le ferite per tutta la vita, perché non hanno trovato quella compagnia, quella presenza, quell'aiuto che avrebbe potuto dissuaderle. E le istituzioni sono travolte dall'enormità dei bisogni creati da questi disastri e constatano di non avere risorse sufficienti per porre rimedio. Ma per fortuna ci sono anche gli amici della libertà. E la terra continua a vivere perché ci sono persone che pur tra le lacrime continuano a sorridere, che pur nelle prove continuano a resistere. Sono gli amici della libertà. Poi, a conclusione della messa, la benedizione delle pianticelle di primule, coloratissime, un segno ormai tradizionale della vita nascente della primavera, nato proprio al CAV della Mangiagalli 20 anni fa, e lo scoprimento della targa in memoria di Paola Marozzi Bonzi, fondatrice del CAV, che in 36 anni di attività ha permesso a 23.753 bambini di nascere. E questa giornata che possa, per così dire, essere un po' anche una sveglia per chi dorme, chi si è rassegnato a come vanno le cose, magari anche rendere più partecipe le istituzioni per tutte le manifestazioni della vita che meritano di essere protette dalla vita nel grembo della madre, alla vita nelle sue prove più complicate, nel suo declino. Forse ha bisogno questa città e questa regione di un qualche segno che richiami almeno l'attenzione. Infine, la visita nei locali del centro e l'incontro con due mamme e Rita, il cui parto è previsto tra una settimana. Devo dire grazie, sottolinea, chi mi ha aiutato a non commettere un errore grandissimo. Bene, fin qui la visita e la messa in Mangiagalli. Adesso parliamo di un tema diverso, ovviamente, sempre donne però. Grido d'allarme lanciato sulla tratta e la prostituzione, sempre più sfruttata, proprio in tempo di Covid. Tra l'altro in questi giorni vi è stata la celebrazione della giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani. Meno utili per il profitto e quindi più ricattabili. È questa la fotografia della tratta sulle nostre strade ai tempi del Covid. Dai racconti raccolti al telefono, via WhatsApp, tramite videochiamate dalle operatrici e operatori delle unità di strada Avenida di Caritas Ambrosiana, emerge quanto le donne, le trans, costrette a vendersi sulle strade di Milano, siano diventate in questi mesi sempre più vulnerabili e ricattabili. Nello stato di schiavitù in cui sono tenute, che comprime se non annulla la loro libertà, si è aggiunto anche un livello di miseria materiale che non ha precedenti, al punto che la gran parte di queste donne, il 70%, è dovuta ricorrere a forme di aiuto, come quella alimentare, di cui non aveva avuto bisogno prima.
Il coronavirus ha accelerato un processo che era in corso già da tempo, osserva Suor Claudia Biondi, responsabile dell'area tratte prostituzione di Caritas Ambrosiana. Ossia che la prostituzione si è spostata sempre di più dalla strada all'indoor e all'online, fenomeno che di per sé rende le vittime ancora più invisibili, difficilmente avvicinabili, se non da clienti sfruttatori e quindi più sole. Chi non è riuscito poi ad adattarsi al cambiamento, oggi vive in condizioni di emarginazione ancora maggiore che nel passato. E quanto accade in particolare tra i membri della comunità romena, da anni la principale nazionalità delle donne che Caritas Ambrosiana intercetta in strada e che conferma il suo primato anche nel 2020, con il 53% delle presenze. Continua in particolare il calo delle nigeriane, che si assestano sul 17% del totale, per la diminuzione degli sbarchi sulle coste italiane. Terza nazionalità, quindi, dopo quella albanese, 21%, e come detto la rumena. Quello che non è cambiato invece, non cambia, è la domanda, che non si è fermata neanche di fronte alla paura del contagio. Insomma, l'allarme di Caritas Ambrosiana, come dire, squarcia il velo su qualcosa che molti non vogliono vedere, ma che è certamente un dramma nel dramma. Per concludere, ma è importante questo libro, voglio segnalarvi una pubblicazione nuovissima di Stampa del Centro Ambrosiano, Martini, il vescovo per la città, parole, incontri, semina, sogni del biblista che trasformò Milano. Sono 41 anni, era il 10 febbraio del 1980, da quando l'arcivescovo Martini, immortalato nella foto di copertina di questo bel saggio a più voci, entrava a Milano, solo con la Bibbia in mano, perché bastava quella. I 22 anni e 9 mesi e qualche giorno che sarebbero venuti dopo hanno dimostrato quanto il suo insegnamento sia stato profondo, proficuo, fruttifero, proprio a partire dalla parola e dall'esempio. Ebbene, allora, la rubrica dei libri della Chiesa nella città oggi, tradizionalmente il giorno di venerdì alle 20:15, ve lo ricordo, su Chiesa TV, e in replica la domenica dopo la replica della trasmissione odierna, e quindi verso le 13:40, sempre su Chiesa TV, sarà interamente dedicato a questo volume, con un ospite collegato virtualmente, via Skype, di eccezione però, il vescovo di Novara, Monsignor Franco Giulio Brambilla, che è teologo molto noto, prete ambrosiano, conosciuto molto bene il Cardinale Martini, e in questo volume, diciamo così, segna una delle relazioni fondamentali, come fu la relazione prima al convegno che raccoglie i diversi interventi proprio in questa pubblicazione. Il convegno fu qualche giorno prima del primo lockdown. Davvero qualcosa da non perdere. Allora, il mio appuntamento, se posso dire così, con voi per parlarne è, lo ricordo, venerdì, e quindi per chi ci ascolta in diretta di giovedì, domani alle 20:15 Chiesa TV, e in replica domenica, sempre Chiesa TV, alle 13:40. Martini, il vescovo per la città. E vi voglio ancora ricordare il convegno importante di mondialità, si parlerà di fratellanza, di fratelli tutti, ne abbiamo ampiamente approfondito il senso nella prima parte della trasmissione. Ebbene, tante le voci, anche qui straordinariamente la presenza virtuale del Cardinale Tagle e l'apertura dell'Arcivescovo di Milano. Anche nel libro dedicato al Cardinale Martini vi sono introduzioni dell'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Credo di aver detto tutto, solo un'indicazione finale: settimana prossima andremo in onda dalle ore 18. Perché lo dico sempre, ma lo dico col sorriso, lo vedete, la vera religione di questo paese, il calcio, incombe, e quindi alle 18 la Chiesa nella città, giovedì prossimo, 18 febbraio. Grazie per averci seguito, noi torniamo settimana prossima alle 18. Arrivederci, ciao!